Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vi vado a recensire l'accessorio Leg Car Leg Extension che potete abbinare esclusivamente a questa panca della Marble Sport. Vi dico esclusivamente perché non tutti gli accessori che trovate sul sito di Amazon della Marble Sport sono abbinabili fra loro. In questo caso, questo attrezzo per fare le gambe con questa panca e anche la panca Scott che sono già andato a recensire sono tutti compatibili fra loro, quindi potete inserirli all'interno di questo foro. Vi lascio per sicurezza quindi in descrizione i link di questi tre diciamo prodotti, così non vi potete sbagliare con le relative video recensioni. Andiamo a vedere da vicino l'articolo in questione. Allora, arriva con il libretto di istruzioni facile. Anche gli accessori sono tutti inclusi. Come vedete, non è difficile da andare a montare tutto, si tratta più che altro di assemblare. Il materiale è bello robusto, potete regolare tra l'altro a dipendenza della lunghezza delle vostre gambe o di come vi trovate meglio la posizione di questi, diciamo, tubolari con la spugna che li avvolge, come anche lo stesso discorso vale per la parte sotto. Quando diciamo andate a fare la leg extension. Inoltre la regolazione avviene quando andate a inserire ovviamente l'accessorio qua all'interno del foro per quanto riguarda l'altezza e poi andate ovviamente a chiudere con questo gancio. Adesso vi vado a mostrare il tutto. Innanzitutto prendete l'accessorio, lo inserite nel solito foro, ovviamente poi a dipendenza della regolazione che vi siete scelta scegliete un attimo il foro. Io mi sono già fatto dei segnetti perché so che il leg car lo posiziono a questa altezza, mentre per la leg extension lo posiziono all'altra altezza, cioè questa qua. Una volta che avete scelto il foro, andate a inserire il fermo qua dentro e poi stringete tramite questa manovella, così che resta ben salda e stabile. Io ho comprato a parte questo, diciamo, elastico, corda elastica nautica e sono andato a collegarla così, in questo modo, e poi ho fatto fare un giro così che resta, diciamo, collegata qui dietro. Questo perché quando andrò a fare poi gli esercizi con la leg extension mi resta un movimento più fluido, quasi come quello delle palestre. Quindi, come vedete, bello fluido, non è, diciamo, troppo scattoso, però anche senza elastico va benissimo. Qua potete inserirci i dischi da 28, da quello che volete, diciamo, basta che siano superiori ai 25 mm. Che questo qua è da 25. Ho comprato anche a parte il fermo, diciamo, a molla, vi lascio magari il link in descrizione di Amazon nella video recensione. È veramente pratico, si sgancia in un attimo, anzi ve lo faccio vedere. Ma potete comunque utilizzare quello che arriva in dotazione che è a molla. Come vedete, lo metto qua, chiudo e rimane ben solido. Vado a mettere i dischi della Decathlon da 28 mm. Giusto per farvi vedere, e tac, in un attimo avete il vostro accessorio ben montato e ben saldo. Potete fare leg extension e leg curl. Ovviamente le posizioni le ho messe così, ma ripeto, dipendono un po' dalle vostre gambe, da come vi trovate bene. Poi lo schienale potete regolarvelo e effettuare l'esecuzione a vostro piacimento. Spero che il video vi sia stato in qualche modo utile, supportatemi lasciandomi un like e iscrivendovi al canale, anche perché usciranno nuovissimi video a tema home gym. Alla prossima review.